muchachita de mi amor. Y no la web, salutiamo. Vaya la medicina para el dolor, con tu beso y tu calor, cura la maldición de mi mal de amor. Salutiamo! Ciao! Eccoli qua, i nostri amici in fondo. Nessuno che si continua sempre a fare il giro qui. Vai Giovanni! Salutiamo nel frattempo anche gli amici che sono giù a bar, anche quelle persone che sono... Il carro da vedete la sua cuore sud con la regina delle donne, la santa della Lucchieri, con la vendetta ci porta i bravi, con la vendetta ci mori cuori giuri sfilate. Troviamo un consigliere della Proloco, Sergio Monachello. Questo carnevale è la chiusura
come sta andando? Ma diciamo che sta andando bene, solo che purtroppo per le notizie che insomma tutti conosciamo siamo stati, come dire, un po' penalizzati, perché la gente forse è presa un po' dalla paura di uscire, di stare a contatto col pubblico, e quindi ci aspettavamo molta più gente, ma non per una, come dire, scarsità o la non realizzazione del carnevale, ma sicuramente per questa notizia del coronavirus, insomma, che tutti quanti conosciamo, ci ha un po' penalizzato. Per il resto ottimo carnevale, tutto riuscito, tanti, tanti carri, anche perché sono venuti pure quelli di Travia e San Nicola l'Arena, la gente sta, diciamo, sta andando bene, no? Sì, ormai questo è il terzo anno di sodalizio con Travia. Nasce nel 2017 con la mia presidenza alla Proloco, è stato uno scambio fra le due, insomma, realtà locali. Questa cosa è andata avanti nel tempo, noi partecipiamo al loro carnevale e loro poi ci ricambiano la cortesia partecipando al nostro carnevale. Le aspettative, insomma, le sono state, ci aspettavamo tanta gente, questo è avvenuto domenica, abbiamo avuto una grandissima affluenza di pubblico. Dico, le foto, i numeri e i video parlano da soli. Ma anche adesso non ci possiamo lamentare, le persone ci sono. Sì, tutto sommato diciamo che la gente sta partecipando. Quello che ci preme sempre in ogni manifestazione che la Provoca organizza del carnevale, ormai da penso 50 anni che organizziamo il carnevale, è che non succeda mai nulla. La sicurezza, la compostezza? La sicurezza innanzitutto, infatti quest'anno abbiamo messo in campo, abbiamo qualcosa come 150 volontari, abbiamo l'ausilio di 4 autoambulanze, 2 medicalizzate, ci sono 2 presidi medici che vanno in giro per durante lungo la manifestazione con un supporto di defibrillatore a spalle portatile. Devo dire che insomma sta andando bene, ci miglioriamo e perfezioniamo sempre di più nel tempo. Questa sera il testamento verrà letto sempre dal notaio Mezzapinna, ma proprio nelle gradinate della scala comunale, giusto? Sì, sì, esatto, verrà letto nella gradinata del comune, perché purtroppo il Circolo Margherita, che è ormai il posto tradizionale dove viene fatta la lettura del testamento, è chiuso per lutto per la dipartita di un socio. E quindi non abbiamo voluto, come dire, invadere o violare questa forma di, come dire, di rispetto, insomma, di questa mancanza che c'è stata al circolo. Ovviamente abbiamo subito avviato, avendo un piano B pronto, e quindi la lettura verrà fatta dalla gradinata del comune di Termini Imerese, del palazzo comunale antico. Che dire, noi continuiamo a divertirci con il carnevale e ci vediamo tra un poco per la lettura del testamento. Grazie e buon carnevale a voi. Ciao. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película soltando mi gravity. Tutti stanno
Movimento Hawaii. Ringraziamo i seguenti sponsor: tabaccheria, pietra fitta e antica pescheria Serenino. Troviamo anche il presidente della Pro Loco, Dario Turturici. Carnevale sta riuscendo bene, no? Credo proprio di sì, per le ristrettezze economiche che c'erano all'inizio siamo riusciti a mettere in campo un bel carnevale. E certo, oggi c'è stato anche questo allarme coronavirus, però nonostante ciò la gente c'è e questo ci rende felici. Abbiamo salvato per l'ennesima volta la tradizione e fino a quando possiamo lo faremo, con grande piacere per la città di Termini Imerese. Speriamo che a qualche anno ci
si mette volontà per dare a sta metermine un po' di dignità. Come se non abbastava tutta sta gran crisi, ora ne viene puro un virus originista. C'è chi si mette la maschera, c'è chi invece se ne futti, c'è chi si tocca e bagni e spera dalla sorte. Io ogni anno, quando arrivo, mi faccio controllare e al mio povero dottore ci viene lo che fare. Colesterolo a 1000, pressione quasi puro e un parramo da cannila che fa sempre più scuro. Pittica tante chiese sono chiuse e abbandonate e ne altre ci mancano, le barrine e le impiate. Pure a Santa Chiara i monachetti ne lassaro e dopo tanti secoli un monastero chiurero. Continuando di sto passo, se ne finisce in buona, quei che vuole la missa se la canta e se la sogna. Era un bel posto, un irci a passare, ma ora per vedere manco se ci può impugnare. Solo motorazza, macchine all'ordì, che quando tu ci passi lo giuro ti schifì. Poi in questo paese un sacco che succede, ma troppo gente surda c'è a sti periperi, che con la musica a palla vire macchine passare e quei che sente buono la ricchia se la va a toppare. Poi non parliamo di orda ammaesciate che portano le cani a cacare sciate sciate, la lasciano in terra come se niente fosse, ma io non giuro che mangiare ci facesse. Se fai o cimitero e tu giuri vuoi lassare, l'acqua da casa ti tocca di portare, che quando tu arrivi e gravi un cannolo, invece dell'acqua ti esce sto cicciolo. Mentre dalla piazza pure mi contaro che a Santa Marina la campana sa rubare. Certo che avevo gente di misteri che in testa paravissero un chilo di fumere. Che ora che faciste un stato valoroso, pigliate un battaglio e fuffolate il tumultuoso. Cangiamo suonata, va! Cercava io travaglio, ma ci perse la speranza e perciò fece domanda con reddito di cittadinanza. Ma lei sta a rispondere che non mi tocca niente, perché io già possero la caccia delle rente. Arrestai a bocca aperta e in mezzo a un tontaruto che manco ci credeva che l'avessero contato. E pensai, se non mi smuovo che finisce male, che questa caccia manca è buona per un funerale. Per fortuna c'è la nanna che si mise assai d'impegno e di come fare soldi se ci sono ingegno. La posso ringraziare e la vaso tutte orna, che le cose vanno meglio ora che mi fa le corna. Ma di uomini potenti un anno non si scorda e prima che va a bruciano vi lascio un po' di roba. A comincio dello sindaco, lo prossimo che viene e ce lascio mai fegato, che sicuro ci conviene. Alle precarie dei comuni, ormai stabilizzati, ci lascio ancora lordi di 4 mevignati. Mentre a tutti l'auge, per non ci fare sgarro, ci lascio muccatore e puro musicarlo. A tutti quelli che si impegnaro per sto carnale mare, io con vero cuore li voglio ringraziare. A quei che fici carri, alle gruppe mascherate e a cosa divertivo furriano sciate sciate. A Dario Tortorici, da Proloco presidente, ci dico vero grazie e ci lascio un salvagente.
merci a tutti l'auci, picciotti e picciutelli, ci lascio della nanna nei ferri di capigli. Allo presidente dello circolo Margherita ci lascio un parapirita e la cravatta esita. Caindo mi stanno allo fuoco ci pensaro e per fare la bruciare le spese di Pavano. A società del carnovale e a Beneputi Emanuele Caruana ci lascio una vestaglia e pure una sottana. Caindo ogni anno non può pigliare sonno e a stunanno questa nanna ci pensa notte e giorno. La famiglia La Rocca non la posso ascoltare, che ogni anno li fa nascere e li porta a qua a passeare. Lo fanno con passione per tutti i terminisi e per mettere allegria in questo bello mio paese. Basta, ora finio, che già mi sento stanco e viro ormai le vampi pronte allo mecianco. Alla morte mi preparo, ma forte è a gridare viva, viva Termini e stu carnevale! Lo fuoco ora domamo, i vampi facemo e puro mi stanno, un anno abbruciamo!